Ecco, come avete sentito nei titoli di testa, l'ergastolo è scattato per Franco Freda, Giovanni Ventura e per Guido Giannettini. I primi due, come sapete, ormai purtroppo sono fuggiti. L'unico così aspirante all'ergastolo era Guido Giannettini, che è stato arrestato in aula qui appena il Presidente ha finito di leggere il dispositivo. Questa sentenza, diciamo, ha accolto quasi totalmente le richieste del pubblico ministero. E ha una particolarità, la Corte è andata oltre alle richieste del pubblico ministero per quanto riguarda il gruppo degli anarchici. Infatti il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove per il reato di strage nei confronti di Pietro Valpreda e l'assoluzione con formula piena per l'altro anarchico, approdato in un secondo tempo i gruppi anarchici ma di estrazione fascista, Mario Merlino. Invece la Corte ha usato la formula dubitativa anche per Mario Merlino, condannati anche i due ufficiali del SID, Maletti e Labruna, a 4 e a 2 anni rispettivamente. Assolto l'unico imputato detenuto, Marco Pozzan, che è stato scarcerato. Ora direi di rivivere insieme il momento della lettura della sentenza che è stata sintetizzata dai nostri tecnici. Ecco, perciò se la regia vuole mandare in onda il momento in cui il presidente Scuteri è entrato in aula e ha letto. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Catanzaro, visti gli articoli 483, 488, 489 Codice Procedura Penale, dichiara Valpreda Pietro, Gargamelli Roberto e Dicola Enrico colpevole del delitto di associazione per delinquere come loro contestato al capo 1 della rubrica. Inoltre Merlino Mario Michele e Bagnoli Emilio colpevole del delitto di associazione per delinquere continuata, così unificati i reati loro scritti ai capi 1 e 9 dell'epigrafe ed ancora della Savia Oliva Olivo colpevole del delitto di porto di esplosivo continuato, così unificati i capi 10 e 11 della rubrica. Dichiara Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido colpevole del delitto di strage continuata. Condanna Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido alla pena dell'ergastolo. Condanna Valpreda Pietro con la contestata recidiva reiterata e Merlino Mario Michele alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ciascuno ed infligge agli stessi la interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Maletti Gian Adelio alla pena di anni 4 di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Labruna Antonio con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 2 di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per anni 2 e Tanzille Gaetano alla pena di anni 1 di reclusione. Revoca i mandati di cattura emessi nel presente procedimento a carico di Nicola Enrico, delle Chiaie Stefano e Biondo Giovanni ed ordina l'immediata scarcerazione di Pozzan Marco se non detenuto per altra causa. Visto l'articolo 272, ultima parte, Codice Procedura Penale, ordina la cattura di Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido. Visto l'articolo 240, Codice Penale, ordina la confisca delle cose in sequestro. Ecco, come avete sentito, terrei soltanto a sottolineare che la condanna a 4 anni a Valpreda e a Merlino si riferisce al reato di associazione per delinquere, che non ha nulla a che vedere con la strage di Piazza Fontana, è un reato minore appurato durante l'inchiesta. Diciamo che la luce si sta spengendo su questa Corte d'Assise di Catanzaro, che ha visto per tanti anni gli imputati, avvocati, giudici, ad esaminare uno dei casi più drammatici della nostra recente storia. Io ho concluso e vi restituisco la linea.